Oggi vediamo tre prompt, per cui diciamo, richieste, domande a ChatGPT riguardante l'ottimizzazione SEO degli snippet, per cui ciò che andiamo a realizzare, allegandolo ai nostri contenuti, ad esempio, in un sito WordPress, un articolo, una pagina, per cui gli elementi del titolo, dell'URL e della descrizione del nostro articolo che andiamo a pubblicare, il nostro contenuto web. Andiamo per qui nel desktop. Siamo in ChatGPT, ultimamente diciamo è utilizzatissimo, tanto che ci apparirà anche un avviso che le risorse diciamo del server sono quasi al limite. Questo è un'altra estensione che poi andrò a recensire, che mi aggiunge anche delle possibilità di condivisione e esportazione dei diversi prompt, per cui posso aggiungere in PDF, per cui scaricare in PDF come immagine, posso condividere il prompt con un link pubblico, eccetera. Lo vedremo in un altro tutorial. Qui per cui vado a chiedere a ChatGPT, scrivimi un titolo ottimizzato SEO per uno snippet e mi scrive dei titoli. Non ho indicato, diciamo, dovrebbe scrivermi un solo titolo, per cui un titolo. Posso, diciamo, qui andare su continua, scrivo continua. E mi scrive altri titoli, oppure indico scrivimi 5 titoli ottimizzati SEO per lo snippet. Ok, come ottimizzare il tuo sito per il motore di ricerca. Non ho indicato, diciamo, un argomento specifico, per cui vado su Stop Generating, che è un'altra opzione di questa estensione. E vado per cui a indicare, scrivimi 5 titoli utilizzati sempre uno snippet riguardo come realizzare una diretta Facebook. Vediamo un po' e mi scrive 5 titoli che sono un po' lunghetti, per cui non sono proprio per uno snippet, sono un po' troppo lunghi, per cui se io già so che lo snippet deve avere determinate caratteri, posso indicargli, ad esempio, scrivimi 5 titoli ottimizzati SEO, 5 titoli da 20 caratteri ottimizzati SEO. Posso anche togliere lo snippet perché alla fine per i titoli mi serve solamente il numero dei caratteri, per cui posso anche indicare, scrivi in 5 titoli da 20 caratteri riguardo come realizzare una diretta Facebook. Andiamo un po', perché i sistemi sono abbastanza. Ok, realizzare una diretta Facebook, vado piccolini. Posso indicargli 30 caratteri, ad esempio scrivimi 5 titoli da 30 caratteri riguardo come realizzare una diretta Facebook, oppure come, e poi indico l'argomento di ciò che voglio creare, e per cui realizzare una diretta su Facebook, diretta su Facebook, ebook, eccetera. Qui con questa estensione io posso andarmi a copiare, per cui ho un nuovo pulsante all'interno della chat,
mi apro un blocco note e mi copio i diversi titoli. Continuo, scrivimi 5 URL su come realizzare una diretta Facebook. Ok, lo vado a calcolare. Ok, e mi scrive le URL, per cui come trattino realizzare trattino una diretta trattino su Facebook, oppure guida alla diretta trattino su Facebook. Per cui mi scrive degli esempi di URL ottimizzati SEO, per cui non con numeri e neanche con gli underscore, ma con i trattini, diciamo, di meno, che sono la struttura esatta di una URL SEO friendly, per cui che rispetta, diciamo, le regole SEO. E per cui ho fatto copia e incolla di nuovo con questa estensione, che poi ve ne parlerò. Adesso mi faccio lo stesso, per cui scrivi 5 lo so anche, diciamo, vediamo se mi indica se meta description, vediamo se me li fa in italiano, però su come realizzare la diretta Facebook. E adesso sì, vado a organizzare, ok, per cui potrebbe andare. Dovete, diciamo, calcolare bene i caratteri che sono presenti all'interno di uno snippet, per cui ad esempio come realizzare una diretta Facebook. Ok, per cui diciamo i caratteri della meta della descrizione di uno snippet, per cui nello snippet abbiamo il titolo, abbiamo due URL. Qui non ce l'ho, diciamo, se passo ad esempio a Digital Coach mi appare dirette trattino Facebook, per cui con il trattino, per cui io mi devo andare a creare i diversi elementi dello snippet, per cui titolo, URL e la descrizione. E così io mi posso andare poi a prendermi questi tre elementi, me li metto all'interno di un blocco note, Notepad Plus e altri, diciamo, oppure Doc, diciamo, oppure Word, eccetera, un editor di testo con titolo, URL e descrizione. E mi vado a ottimizzare il tutto all'interno di un plugin come RankMath SEO, ad esempio, oppure Yoast SEO di WordPress, con i tre elementi, per cui l'elemento adesso vedo un po' se riesco a mostrarlo, ok, vediamo, entro all'interno del mio sito. Per cui un articolo, vedo se ho un articolo ad esempio, si testa, faccio modifica. Qui sotto in RankMath ho il mio snippet, per cui qui ho il titolo, posso, la struttura del titolo, ad esempio, io posso, diciamo, andarmi a prendere questo, realizzare una diretta su Facebook, faccio CTRL C, vado in titolo e lo cambio, poi ho lo snippet, per cui sto qui, così come sta, CTRL C e permalink lo snippet, e poi la descrizione, per cui prendo questa. Descrizione. Per cui ho impostato i tre diversi elementi. Ti ringrazio e ai prossimi tutorial.